Ok, allora siamo a Česká, che è il villaggio di Akas, perché dopo la fine del mio lungo viaggio di trekking ho deciso di, visto che non volevo scendere, tornare a Kathmandu con l'aereo, ho deciso di scendere da questa valle del Lower Tsulukumbu su sua suo consiglio, e quindi dopo da Lukla, dopo 3 giorni di cammino, siamo arrivati a Česká. E sono stati 2 giorni di cammino molto impegnativi, perché abbiamo fatto penso 3.000 metri di dislivello in salita e 4.000 metri di dislivello in discesa, quindi sono stati penso i 3 giorni più impegnativi di tutti. Ma comunque non posso lamentarmi più di tanto, perché quello che io ho fatto in 3 giorni, di solito Akas lo fa in un giorno quando deve andare a lavorare. Comunque alla fine, visto che io e Akas siamo diventati amici, ho deciso di fermarmi un po' di tempo nel suo villaggio per rilassarmi un po' e per passare un po' di tempo in un posto assolutamente non turistico, e quindi vi farò vedere un po' questi giorni come vanno. So, are you happy to be back home? I'm very happy, ma'am. What I'm seeing after 3 months. Appena svegliata, buongiorno, devo dire che mi sono riposata stanotte e siamo a casa della sorella di Akas e qui c'era la mia camera. E questi sono i campi coltivati. Dopo 2 mesi di cammino, in cui ho percorso più di 500 km e 25.000 metri di dislivello, la mia permanenza a Česká mi ha dato la possibilità di rallentare e di fermarmi, di concedermi giornate calme e lente, senza nessun numero di chilometri da portare a casa. Sono entrata in punta di piedi nella quotidianità di questo villaggio, i cui tempi sono scanditi dalla natura e dalle stagioni. Ciao, ciao, lei è nata ieri, non ti preoccupare mamma, non faccio niente, e si chiama Margherita. Ma soprattutto questi giorni sono stati un'occasione per conoscere ancora più da vicino Akas, che per 2 mesi mi aveva accompagnato tra i sentieri del Nepal.
Okay, Akash, can you send me something about you? Namaste, everyone. I'm Akash. I'm speaking from my village, from Chesca. It's located eastern part of Nepal. Yes. So it's far from our capital, more than 390 kilometers. So how old are you? I'm 32 years old. I'm professionally farmer, but I can do tourist guide also. Do you like being a guide? Of course I like, not only guides. I like mountain climber. I want to climb Mount Everest. Yes. That was my dream. When was the first time you went to Everest Base Camp? When I was 16 years. You were working as a porter? Yes. Gorakshep to Everest Base Camp and Everest Base Camp to Gorakshep. More than 500 times I did. How was your salary at that time? 400 rupees. Per day? Yes. What did you think when you were at the Everest Base Camp for the first time? I saw a lot of people going off from base camp, coming down from, camp two, camp three, yeah. Coming down. At that time, I was a porter, but I cannot think. I couldn't think I'm porter. I saw the way of Everest. So I made my dream. From my side, it's not possible for me. When I understand my everything, then I live my dream slowly, slowly. A volte le parole di Akash mi colpiscono come un pugno nello stomaco e mi fanno sentire sporca. Mi sento addosso il privilegio di essere nata in un paese, in una famiglia che mi danno la possibilità di dare ai miei sogni la forma che voglio. Allora, oggi siamo in un posto un po' speciale, a 2 chilometri da Chesca, e andiamo a vedere uno dei progetti a cui sta lavorando Akash, che è un piccolo allevamento di trote. Queste sono le vasche dove saranno i pesci. We started our rainbow trout farm 2 years ago. So we have a lot of trims, bamboo like cottage for eating, sitting. This is exactly my concept. First, it was entirely your idea. Yes, of course, it's totally my idea. First time when I was here, I came here and I saw this field, yes. And I saw the source of water, and I made plan, and we made one team, and then we processed proposal. Yeah. We start to write proposal, and then we sent to province government, decided to support us. Thank you.
Allora, siccome ieri, mentre facevamo la zuppa di verdure, c'era questo impasto di acqua e farina pronto, e mi sono improvvisata e ho fatto gli gnocchi. Agas mi ha chiesto se oggi potevo farli per tutta la famiglia, e quindi oggi prepariamo gli gnocchi. Quindi abbiamo bollito delle patate, preso i pomodori dall'orto con cui vorrei fare il sugo. Mentre facciamo bollire i pomodori, Agas sbuccia le patate. Allora, siccome non abbiamo lo schiacciapatate, usiamo Agas come schiacciapatate. Allora, ho bollito e tagliuzzato i pomodori, olio, aglio, peperoncino. Facciamo andare il sughetto. Ok, qui possiamo vedere un esemplare di Agas che impasta gli gnocchi. Ragazzi, direi che il risultato non sembra niente male. Allora, oggi come tutti i giorni siamo a fare colazione nel nostro posto preferito a Cescam, che è questo lodge dove abbiamo dormito le prime due notti quando c'era anche la guida qui. Pancake. Didi, ma lei da fai con pancake manporio. Oggi andiamo a vedere il Buffalo Shelter di Agas, che è sulla collina di fronte a Cescam. Especially we made this house for Buffalo Shelter. Here are all some land. So we have maize, potatoes, some millet. So here mostly in summer season we keep our buffaloes here, because in summer season we can find easily lots of grass. So in summer season mostly we stay here. Agas mi prende in giro perché dice che ogni volta che comincio un video dico allora stiamo andando a pranzo da Parbat. Parbat è stato il portatore, diciamo il secondo portatore, quando si sono unite a me Chiara e Betty per il campo base d'Annapurna. How are you? Good? Thank you. Good? Allora, come aperitivo ci sono queste palle di farina di grano saraceno con varie spezie, patate bollite con chili. Classico. La cosa che mai potrò dimenticare di Cescam sono i sorrisi delle persone che mi hanno accolto, che sono andati oltre qualsiasi barriera linguistica e che hanno trasformato questo posto in un pezzo di casa mia.